Cari amici del Festival Biblico, benvenuti alla Festa dei Ragazzi. Oggi sabato 24 maggio stiamo vivendo un'esperienza molto bella con 300 ragazzi che dal titolo Il racconto più bello lo dipingo io, dipingere la Bibbia per dare colore alla vita. Ci troviamo nei giardini di Piazza Matteotti, ci troviamo nel cuore della città e adesso i ragazzi sono divisi a gruppi e ognuno dei loro gruppi dipingerà scene della Bibbia che poi diventerà un libro unico alla fine della festa. È una festa molto bella che coinvolge l'Ufficio Catechistico Diocesano, è stata organizzata dall'ACR, Azione Cattolica Ragazzi, in collaborazione con altre associazioni e soprattutto in collaborazione con la Chiesa Evangelica Battista, gruppo turistico culturale della città, il CEDI, CTG, e anche con la GESCI. E buona festa, perché il Festival Biblico è una festa per tutti. Abbiamo pensato di tradurre intanto la Bibbia a formato ragazzi, quindi i punti che loro conoscono, che conoscono maggiormente, li dipingeranno con tecniche diverse, chi sul lenzuolo, chi sul cartoncino, chi incollerà, chi taglierà, chi farà la tecnica dei madonnari, quindi in modi diversi andremo a riportare la Bibbia secondo gli occhi dei ragazzi. Beh, stiamo facendo la festa, il Festival Biblico, l'abbiamo cominciato venerdì nel pomeriggio e lo finiremo domenica sera. Sono quindi 3 giorni per riscoprire un'esperienza di rapporto con Dio che è stata vissuta nel corso della storia, soprattutto del popolo di Israele e delle prime comunità cristiane. Ma la Bibbia è soprattutto come una luce che ci aiuta a leggere, a interpretare la vita attuale, per vedere da qual parte camminare, in che modo spendere la vita, per che cosa vale la pena di vivere. Quindi la Bibbia ha questo vantaggio di essere come una luce che accendiamo sulla nostra vita per gestirla bene e non sciuparla. La gente vaga per le strade, va di fretta per i soldi, chi li aspetta, chi li getta? La città risponde e questa è la cosa importante. Abbiamo fatto un'accoglienza scoppiettante e ho voluto puntare il dito questa volta, quest'anno, al discorso come la musica si è radicata tra i bambini, tra i ragazzi, di come la Bibbia non sia una cosa di cui averne paura a parlarne e soprattutto che la possiamo trovare e scovare nelle musiche di ogni giorno. Abbiamo ascoltato una canzone nota di un rapper comunissimo che è della linea e del brand milanese del rap italiano e anche lui aveva questa biblicità all'interno che siamo riusciti a individuare. L'umore è come il cielo e non può essere sempre sereno. Lungo la strada bene o male tu smettere di camminare lungo la strada. Alla fine ci siamo lasciati con il motto della giornata, cioè il colorato, e quindi abbiamo colorato la platea e giallo, verde, rosso e blu alla Bibbia ci credi tu. Dopo l'assassinio di Abele, Caino è terrorizzato dal fatto che chiunque potrà prenderlo e ucciderlo. E allora il Signore dice no, nessuno potrà toccare Caino. Anzi, io metterò un segno su di lui, eccetera, eccetera. Quindi anche il Signore in questo caso indica qual è la strada. Non è quella della vendetta, ma è quella del guardarci ognuno negli occhi per capire tutte le nostre fragilità, i nostri errori e cercare di ripartire da quelli. Non c'è tanta voglia di perdonare, si fa fatica a perdonare. Perdono, perdono, è il più alto atto d'amore, il più grande, il più alto atto d'amore. E si fa fatica, c'è sempre la voglia di gogna, è triste come succede spesso, che noi vediamo anche durante i servizi televisivi, dove alla fine di un processo qualcuno che viene condannato, qualche familiare dice che è troppo poco quello che gli è stato dato, bisognerebbe dare di più, come se il tempo del carcere fosse il tempo che restituisce qualcosa, invece è solo il tempo della vendetta. Basterebbe fare un passaggio semplice, usare il Vangelo più che la Bibbia, ritengo le parole e la storia di Gesù Cristo, come una cartina di tornasole rispetto a quello che succede.
quando succede qualcosa, vedere come si è comportato lui nei confronti di chi ha fatto del male, di chi ha sbagliato. E se noi facessimo uguale, sarebbe la stessa cosa.